No. Ma si faccia di aver primo maggio o no, freni. Ci sono colleghi che sono alla prima esperienza, e capita, in qualsiasi ambito. L'altra ragione è che magari qualcuno ha pensato che il ponte iniziasse il 24 e finisse il 3. La tragedia è che sono tutti a Roma, quindi non hanno neanche approfittato. Meloni, l'avete sentita? Non ho sentito nessuno. Arrivederci, buonasera. Nessuno ha il coraggio di chiamarla, per spiegargli cosa è successo. Ministro, che è successo? Beh, insomma, bel guaio per la maggioranza. Come fate ora a recuperare? Non si fa fare questo taglio del culo al primo maggio a questo punto? Non lo so dire. Riuscita a votare? Sì, certo, sì. Dai, basta. Non è fra gli assenti. No, non sono tra gli assenti. No, chiediamo. Mi spiace, vero? No. Volevate fare il titolo su questo? No. Ma si faccia di aver primo maggio o no, freni? Chi può dirlo? Non noi, lei forse. Siamo tutti in attesa delle decisioni. Ma diciamo, non proprio... Attendiamo tutte le decisioni. Però i parlamentari che hanno deciso di andare in vacanza prima ci hanno deciso. Allora, attendiamo le decisioni. Ora, fra un pochino, si scioglierà il nodo e quindi sapremo che fare. È una situazione un po' anomala rispetto a quello che si è verificato in passato. Quindi stiamo vivendo alla giornata. Quindi vediamo quali saranno gli sviluppi e poi vi posterò qui. Meloni, l'avete sentita? Non ho sentito nessuno. Arrivederci, buonasera. Nessuno ha il coraggio di chiamarla, per spiegargli cosa è successo. Ha sentito sicuramente Giorgetti, però la Meloni, no? Per capire ha sentito la Meloni probabilmente Giorgetti per capire cosa è successo. Beh, penso di sì, ma se ci sarà il Consiglio dei Ministri, Giorgetti fa parte del Consiglio dei Ministri e cumulativamente prenderanno delle decisioni. Perché appena tirati a sorte uno che deve avvertire la Meloni di tutto questo. Beh, penso che sicuramente il Ministero dell'Economia, che era in aula, ha vissuto con me tutta la vicenda e quindi avrà riferito al Presidente del Consiglio. Ora si prenderanno le decisioni e vedrete che la soluzione la troveremo. È comunque una pagina imbarazzante, la mancata approvazione dello scostamento al DEF, o no? Beh, sicuramente è una pagina non bella, però capitano incidenti di percorso spesso nei lavori parlamentari. Che vi posso dire? Io rispondo di me e del mio gruppo, eravamo quasi tutti presenti e un solo assente. La brutta figura ovviamente la fa... chi è assente. Nessun segnale Grazie. Politico, ma qualcuno che si è fatto no, segnale lungo. Politico. C'è il ponte, il primo maggio. Ci sono tre cose che sono messe insieme. È un Parlamento che ha ridotto i suoi numeri. Ci sono colleghi che sono alla prima esperienza, e capita, in qualsiasi ambito. L'altra ragione è che magari qualcuno ha pensato che il ponte iniziasse il 24 e finisse il 3. Io credo che il tema sia molto chiaro, questa è la prima legislatura che sono 400 alla Camera invece che 630, prima alcune assenze si potevano fare, oggi su votazioni come queste bisogna controllare molto di più i numeri. C'è qualcuno che si è approfittato del ponte del primo maggio? No, sono tutti la tragedia è che sono tutti a Roma, quindi non hanno neanche approfittato.